Dunque, sto tornando da Strasburgo dove abbiamo votato in plenaria una risoluzione che invita il Consiglio europeo a rafforzare le sanzioni, tra cui l'oil, quindi il petrolio, ovviamente il carbone, a cessare immediatamente ogni importazione e poi il gas. Il testo originale diceva tagliare il gas il prima possibile, perché come sapete, come ho detto nei giorni scorsi, farlo adesso è impossibile senza disintegrare l'economia e i servizi essenziali. Dopodiché quello che è successo è che c'è stato un emendamento, questo emendamento invece ha detto tagliare il gas subito, immediatamente. Ecco, io rispetto a questo emendamento ho votato contro. Poi ho votato a favore di tutta la mozione, ma su questo contro, perché vedete, lo sanno tutti, e infatti il Consiglio si sta muovendo in questo senso, la Commissione in questo senso, che farlo immediatamente è impossibile. E però prevale la logica qui in Parlamento europeo del diamo un segnale, ma il Parlamento non è Twitter, quello che voti. Ci devi credere, devi pensare che sia possibile, se no stai solo facendo un po' di slogan populisti. Insieme a me hanno votato no 30 dell'S&D, 16 del PPE e 6 di Renew. E tuttavia il problema c'è. Se qui continuiamo a votare cose che già sappiamo essere impossibili, finiamo per diventare un organo di stampa e non un organo di politica.